Domenica 24 luglio sarà la seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani. A Bologna quasi un quarto della popolazione ha più di 65 anni, un terzo di questi vivono da soli. Gli ultraottantenni sono più di 36.000. Molte parrocchie hanno detto no a questa tendenza alla solitudine, promuovendo iniziative che mettono al centro le relazioni. Una giornata in cui dire no all'indifferenza, a quell'indifferenza ormai progressiva che avviene frequentemente nei confronti di persone che sono fragili, persone che magari hanno delle criticità in termini fisici e che quindi tendono sempre a essere messe in disparte. Siamo persone, quindi per noi la relazione viene prima di un'organizzazione. Giornata mondiale degli anziani, dei nonni, per dire no alla solitudine, ma per unirci in amore e fratellanza, tutti insieme, nel Signore. La consulta regionale della Pastorale della Salute ha inviato una lettera al Presidente della Regione Bonaccini per sollecitare sul tema della presenza dei familiari accanto agli anziani e agli ammalati ricoverati, che è parte fondamentale della cura del malato, specialmente se fragile o non autosufficiente. L'assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini, ha dichiarato di condividere l'appello, sottolineando come le decisioni regionali assunte nelle ultime settimane vadano in questa direzione. Sarà garantito l'accesso dei familiari ai reparti non Covid. Le direzioni sanitarie dovranno individuare modalità che permettano le visite e la permanenza di fianco ai propri cari nei reparti Covid. Donini ha apprezzato la disponibilità delle diocesi, dei cappellani ospedalieri e delle associazioni a collaborare su questi temi con le aziende sanitarie. Ogni stagione l'essere umano è capace di essere incredibilmente vitale. L'augurio che faccio a me, che faccio insomma a tanti, è quello di quello che diceva un po' il piccolo principe, no? Non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Quindi l'attenzione massima a noi che stiamo continuando a camminare e a chi ci sta accanto.